Ciao a tutti, sono Jo. Buon 2023, finalmente sono tornata con questo study vlog, il tipo di video più votato. Praticamente dopo la colazione e la skincare routine sono andata in camera e ho sistemato un po' per prepararmi alla mattinata di studio. Mi sono messa questa tuta comoda e i pantaloni sembrano super larghi nonostante siano una S. Ho aperto il computer e mi sono preparata su Google Meet perché ho questa nuova abitudine con una mia compagna di studiare insieme attraverso queste videochiamate. Sono dei nostri incontri studio, però non era ancora pronta, quindi ho iniziato io a studiare qualcosa da sola su Forest. So spesso in inverno mi tengo davanti burro cacao e crema mani perché ho sempre labbra e mani screpolate, e mettendoli con il buon profumo mi viene anche più voglia di studiare, mettermi alla scrivania, ecco. Non sempre riesco ad aprire il libro e iniziare a leggere a caso, ma devo sempre segnarmi le pagine che voglio fare sul bullet journal. Ho fatto partire i primi 30 minuti da fare da sola e con la penna leggo e intanto magari mi segno delle possibili domande. Più o meno divido in paragrafi, cercando di rispondere alle domande cosa, dove, quando, anche perché la prof vuole che rispondiamo così proprio all'esame. Poi la mia compagna è arrivata in chiamata e quindi di solito iniziamo sempre a chiacchierare, parlare un po' prima di iniziare, poi ci accordiamo riguardo al tempo e entrambe lo facciamo partire su Forest e facciamo quasi sempre 40 minuti, poi piccola pausa, 40 minuti, piccola pausa e mezz'oretta. Ovviamente però teniamo entrambe il microfono spento così non ci disturbiamo, anche perché facciamo sempre due materie diverse e mi piace ripetere ad alta voce, quindi non posso farmi sentire. Era quasi mezzogiorno e mezza, quindi abbiamo finito, ho mangiato. Poi nel pomeriggio sono tornata in camera, mi ero anche cambiata e ho pulito con l'aspirapolvere. Adesso passiamo però a un altro giorno, infatti ho registrato un altro pezzo di vlog in un altro giorno e praticamente mi sono messa a leggere un po' un libro che è Skincare per tutti. In realtà è una sorta di manuale della skincare e l'ho fatto mettendo un video rilassante sul computer. Poi se devo andare avanti a studiare o ho qualcos'altro da fare nel pomeriggio, di solito programmo ancora un po' sul bullet journal scrivendo le ultime cose da fare nella giornata. Ed ecco tutto, questo study vlog finisce qui, spero vi sia stato utile, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!